Eccoci, un nuovo caso. Il caso è un caso patologico a parte, è Ilaria, che conosciamo benissimo. Ok, Ilaria è piena di queste belle neoformazioni benigne, questi fibromini. Ne abbiamo già tolti in un video precedente. Oggi ci occupiamo di questi due, un nanerottolo. Ecco, il nanerottolo però, anche questo qui era un nanerottolo fino a qualche mese fa. Poi piano Esatto. piano ha cominciato a crescere. Tutte le zone che sono più o meno nel distretto del reggiseno, con il movimento del reggiseno, spesso e volentieri queste malformazioni aumentano la loro dimensione, probabilmente lo sfregamento aumenta la vascolarizzazione, di fatto poi loro crescono. In ogni caso crescono comunque, adesso noi siamo qua per eliminarlo. Tecnica che utilizzeremo è una tecnica microchirurgica con flusso di plasma, elimineremo quindi il nanerottolo prima che diventi come quello grande, ed elimineremo quello grande. Da quale iniziamo? Da quello che fa meno male? Ti ho fatto l'anestesia da entrambe le parti, dai, non farla a casa sotto come l'altra volta, che va bene così. Pronta? Si Prontissima. riparte, cominciamo con quello grande, dai. E se lo stiamo letteralmente consumando. Normalmente i fibromi papilloni con un peduncolo vengono sollevati direttamente con una pinzetta e con flusso di plasma andiamo direttamente a sezionare il peduncolo. In questo caso la base di impianto è piuttosto ampia, tanto quanto la dimensione della neoformazione, di conseguenza andiamo letteralmente a consumarla. Naturalmente Ilaria non sente nulla perché è sotto anestesia. È Confermo. bastata una goccia di anestetico per togliere qualunque sensibilità. Spesso molte persone si chiedono come poter togliere. Allora, ci sono dei sistemi, vengono riportati sistemi molto fantasiosi a volte, che diciamo attività popolari un po' di tempo fa consideravano magari come l'unica opzione per poter eliminare, tipo stracciarli con un filo. Allora, sono attività che funzionano, per carità, però in una situazione come questa, dove la base di impianto è così ampia, non si riuscirebbe ad avere un buon risultato e soprattutto rimarrebbe una base di impianto, ammesso che funzioni, una base di impianto molto ben strutturata, di conseguenza il fibroma nel giro di poco andrebbe a riformarsi. Con questa tecnica invece eliminiamo completamente la possibilità che lui possa fare capolino tra qualche mese o qualche anno. Ecco fatto, completamente livellato. Questa è una zona che guarirà completamente con quella che chiamiamo completa restituzione dell'integrum, quindi l'epitelio sarà perfetto, avrà tutte le caratteristiche della pelle normale, sana, potrà rimanere in alcuni casi leggermente più chiara per qualche mese la zona dove è stato tolto la neoformazione. Dopodiché lentamente i melanociti cominceranno a lavorare e la pelle avrà una caratteristica colorazione della pelle normale, quindi non si vedrà assolutamente nulla. Ecco, le immagini non saranno bellissime perché Ilaria sta tenendo in mano il telefono e l'autofilmare non dà sicuramente mai dei risultati meravigliosi, comunque si vede abbastanza bene. Ecco, non era per già andato, se ne è messo 4 secondi più o meno. Il gioco è fatto. Ecco fatto, le due crostine che noi abbiamo adesso sono croste che si organizzeranno nelle prossime ore, diventeranno molto molto simili alle classiche croste da escoriazione, per intenderci, classiche nella vera accezione del termine. Dureranno circa una settimana, dopodiché cadranno e lasceranno una pelle perfettamente riformata. Il processo di guarigione occupa comunque, noi non lo vedremo, va in automatico all'interno, circa 30 giorni, nei quali la pelle riorganizza completamente la sua struttura e diventa una pelle assolutamente normale. Non rimane nessuna cicatrice, a differenza delle vie e le sezioni chirurgiche classiche, qui non rimane nessun segno. A presto! Grazie!